C'è qualcosa di diverso dallo scorso video, chissà cosa! Buongiorno ragazzi, sono Nigro, benvenuti in questo nuovo video e soprattutto benvenuti nel mio canale. Ragazzi, questo è un video davvero epico. Perché? Perché non sto portando Clash Royale. Yeah! No, scherzi a parte, è un video particolare ragazzi, perché sto portando il mio primo vlog sul canale, che però non è manco tanto un vlog, è un vlog barra fuck time, barra curiosità, barra programmi per il futuro, barra non so più cosa. Dove ragazzi andremo principalmente a rispondere a tutte quelle bravissime persone che mi hanno commentato sotto ad ogni video con l'hashtag Sciallami, e oltre a rispondere li andremo anche a salutare. Quindi se vuoi anche te essere salutato, wow, la mia massima aspirazione, ti invito a commentare qui sotto con l'hashtag Sciallami, seguita possibilmente da una vostra domanda. Che poi perché lo sto chiedendo ora se lo chiedo tanto nella fine del video? Boh. E dopo aver risposto a tutte quelle bravissime persone e anche salutato, vorrei parlarvi un attimo dei miei progetti futuri riguardo al canale. Perché io vorrei rendere questo canale molto, molto dinamico. Dinamico in che senso? Lo andrò subito a spiegare nel corso del video. Quindi senza far grattare le balle a qualcuno che si starà per caso annoiando, cominciamo subito. Vamos! Ragazzi, ho un dubbio amletico, ma si dice Sciallami con la S e la H o Sciallami con la SCI? Boh. Ok ragazzi, cominciamo subito a salutare e a rispondere a tutti quelli che mi hanno commentato con l'hashtag Sciallami. Il primo che voglio salutare è Filippo Petrutto. Ciao Fili. Saluto anche Domenico Vitiello. Ciao Dome. Ragazzi, se vi starete chiedendo perché abbrevi i nomi, perché io ragazzi in genere tendo sempre a fare amicizia velocemente con la gente che non conosco, e per attaccare subito bottone abbrevio sempre il nome. Saluto Vlad Bugiora, anche se qua non so come abbreviarlo, che mi chiede anche una domanda. Dimmi pure, ma qual è stata la tua prima leggendaria? Vlad, la mia prima leggendaria è stato il minatore, e credimi, da quando l'ho trovato l'ho sempre usato in ogni deck, sempre. Anche se inizialmente quando lo trovai non lo utilizzavo tantissimo. Infatti potessi tornare indietro nel tempo e dare tante bastonate al me del passato. Come si fa a lasciare in panchina il minatore? L'emozione? L'emozione è stata davvero gigantesca. Che tra l'altro stavo guardando la finale di Champions League dell'anno scorso. Cioè, uno quando guarda la partita gioca a Clash Royale giustamente. In realtà stavo aprendo dei bauli a caso, argento, oro e anche quelli omaggio, e proprio in quest'ultimi ho trovato il minatore. Ho esultato peggio di quando esulto quando la mia squadra del cuore fa gol. Ti prego fammelo sapere, grazie alla mia carta che mi sta sul K e il boia. A me la carta che mi sta più sul pene, siamo un po' più sopraffini, è la carta delle tre moschettiere. Anche perché io nel mio deck non ho mai usato la fireball, e quindi ogni volta che mi trovo le tre è sempre una partita con la croce in mano. Salutami, sei un grande. Grazie Claudio Magno. Un bacione a te, sei un vero bomber. Bella Sparta, bel video, sei un grande bro, salutami nel prossimo vlog. Questa frase contiene più rime della mia canzone. Comunque, grazie mille Thomas Orbu, un salutone a te e a tutti i tuoi animali domestici. King05 mi fa: qual è l'ispirazione che ti è venuta da crearti il canale? Scialla, mi saluti, ciao. A parte la grammatica, che poi ti capisco anche, perché quando io scrivo con la tastiera del telefono, del computer, scrivo peggio di te. Innanzitutto ti saluto e, rispondendo alla tua domanda, cosa mi ha spinto ad aprire questo canale, diciamo che è stata la voglia di mettermi anch'io in gioco verso un qualcosa che seguo tipo da tantissimo tantissimo tempo. YouTube lo seguo tipo da quando avevo 12 anni, credo, adesso ne ho 20. Saluto i Pro Gamer C. Crei un torneo per il tuo clan? Io sinceramente non ho clan, sono in clan di amici, diciamo, conosciuti nel game. Diciamo che è un periodo in cui giro un po' di clan, e credo che a breve pure io mi metterò un mio clan, e per inaugurarlo organizzerò un torneo. Allora sì che organizzerò un torneo per il mio clan. Comunque ti saluto Jonah, in questo caso Joe. Saluto anche Jockey7654, Jockey7654 o Jockey7654, decidi te. Qual è la tua carta preferita su Clash Royale? Beh, credo che si sia capita. Mi saluti? Assolutamente no. Eddie, perché indossi la camicia nei video? No, sto scherzando, Nico, ti saluto. Saluto ora Davide Foddis. Ciao Davi, oppure Dade. Questa devo dire che è una bellissima domanda. Potrei anch'io farti una stessa domanda del tipo: perché ti vesti con la maglietta o la felpa? Perché semplicemente credo che ti piacciono. E in questo caso a me piace vestirmi con la camicia e la giacca. È una cosa che mi nasce tipo già dalle medie, di vestirmi solo con la camicia. Poi verso le superiori ho incominciato anche a mettermi la giacca. Mi ricordo che avevo il vicepreside che si vestiva più o meno elegante, e ogni volta
facevamo a gara a chi si vestisse più elegante. Ovviamente lo stile del mio prof era impeccabile e quindi vinceva sempre lui. No, ma scherzi a parte, in realtà c'è un piccolissimo segreto per cui mi vesto così, ed è un segreto che ha pochissimi, se non forse due o tre persone, ho raccontato. E dato che ormai ho tirato la pietra, ve lo racconterò solo se questo video arriverà a 100 like. Ovviamente non ci arriverà mai, e quindi non ve lo dico. Però principalmente mi vesto così perché, diciamo, mi piace. Ice and Fire, usi il green screen? Usi il green screen? No, non credo. Che cosa te lo fa pensare? Saluto anche Loris Occhionero. Ami Maurizio Costanzo? No, non credo di amare quel tipo di persona, anche perché lui ha tipo 80 anni più di me. Perché questa domanda? Questa è una domanda. Hashtag Talibabatti. Va bene. Ti saluto, Ares Forever Fattone. Come possiamo fermare quegli odiosi barbari scelti che sembrano un meteorite che cala da Dio? Ciao Mario Pio Greco. Ciao Mario. Diciamo che i barbari scelti non sono più quella minaccia di una volta. Adesso credo che si fermano abbastanza facilmente. Vero, sono sempre una canna di bambù infilata nell'ano, ma si fermano più facilmente. E non capisco perché avevano velocità d'attacco 1.3 e tantissima vita. Supercell, cosa ti hai rifumato quella volta? Io tipo, per fermarli, nel mio deck uso semplicemente il cavaliere, e credetemi, li fermo facilmente. Poi ogni tanto ci ficco dietro di bombaroro. Random Game, ciao Random, hai la ragazza? Ora come ora no, ma per scelta mia personale. In passato ho avuto diverse ragazze, ma adesso credo di stare a posto così. Poi più avanti si vedrà, ma per ora sono felice così. E poi saluto Clash of Mastino, ciao Mastino. Ok ragazzi, questa domanda saluto risposta / fuck you time è finito, e vi ricordo che i prossimi 15 hashtag sciallami minimo farò un altro fuck you time. Quindi ragazzi, vi invito a lasciarmi in ogni video hashtag sciallami, seguito anche da qualche vostra domanda, così nel prossimo vlog / fuck you time saluto tutti e rispondo a tutti di nuovo, ma tanto lo rammenterò a fine video, basta randellarglielo in testa. E se sei arrivato fino a qua vuol dire che sei davvero un grandissimo pro che ci tiene davvero tantissimo a questo canale. Non posso che dirti semplicemente grazie, grazie e grazie. Ma adesso ragazzi, mi ritaglio un piccolissimo spazietto dove parlerò velocemente del futuro di questo canale. Il primo punto sono le scalate su Telegram, WhatsApp o anche nei commenti sotto i miei video. Mi state chiedendo se porterò mai delle scalate. Diciamo che io sono un po' contrario alle scalate, nel senso che non mi piace tanto come tipologia di video. Ma se voi mi dimostrate sotto nei commenti in questo video e nei prossimi video che volete effettivamente le scalate nel mio canale, per esempio le Road to non so cosa o quant'altro, io le porto molto volentieri, perché se a voi vi interessa non vedo perché non debba portarle. Il secondo punto che voglio analizzare è che presto ragazzi, non molto presto, a breve diciamo, dovrei portare un nuovo gioco che secondo me merita tantissimo. È un gioco particolare davvero che merita tantissimo. Sto parlando esattamente di Mobile Legends. Quindi fatemi sapere anche voi attraverso un commento se siete anche voi curiosi di vedere questo gioco. Cercate sul Play Store o su Apple Store Mobile Legends, così capite più o meno di cosa sto parlando. Il terzo punto di cui voglio parlare ragazzi riguarda una serie che volevo portare sul canale da quando l'ho creato, solo che avevo paura di non essere tanto, diciamo, calcolato. Ma alla fine mi sono ricreduto e sono convinto che questa serie possa piacere a voi e possa piacere in generale su YouTube. Diciamo che il titolo non ce l'ho ancora, per ora il provvisorio sarebbe tipo Nerd App oppure Prov App, dove ragazzi andrò a provare un paio di applicazioni presenti su Play Store e li andrò a sfottere, a giocare, commentare in modo abbastanza divertente. E il bello di questa serie è che siete voi che mi consigliate le applicazioni. Per esempio Nigro prova Subway Surf, oppure Nigro prova Planet vs Zombie e cose così, e io li andrò a scaricare e a commentare in modo divertente sfottendoli. E credo che sarà una bellissima serie. L'arrivo di questa serie non è imminente, quindi bisognerà aspettare forse ancora qualche settimana, però è sicuro al 100% che ora la voglio portare sicuramente. Ovviamente tutto questo ragazzi ci sarà soltanto tramite il vostro supporto, e quindi non posso chiedervi semplicemente una cosa: mettete mi piace e iscrivetevi al canale, e tutto questo sarà fatto. Se a voi tutto questo non vi interessa, ovviamente scialla.
Bene ragazzi, il video finisce qui, vi ricordo che se volete supportarmi lasciate tantissimi bei mi piace, iscrivetevi al canale e fatemi sapere la vostra attraverso un commento. E ditemi anche cosa ne pensate riguardo a tutta questa iniziativa. Ma ragazzi, soprattutto se il video non vi è piaciuto, beh, una sola parola, shalla!